E guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 3. Come al solito ragazzi vi ricordo che il sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie possa proseguire. Per cui per avere il prossimo, credo che sarà tra l'altro l'ultimo episodio di questa serie ragazzi, vediamo di riuscire a raggiungere gli 80 like. Per cui eccoci qua signori, siamo tornati in questo caso però nei panni di Jill, perché l'altra volta sono riuscita a terminare la sessione di Carlos all'interno appunto purtroppo dell'ospedale, che non è stato molto molto piacevole direi come luogo ragazzi. Allora, quello che abbiamo attualmente è questo. Io mi rendo conto che è passato un po' di tempo ragazzi all'ultimo episodio, però se fa un po' fatica a raggiungere il numero di like, anche se sinceramente ragazzi non capisco dove sia tutta questa grande fatica, però vabbè, questa è una piccola parentesi. Per cui eccoci qua. Allora, tra l'altro l'altra volta avevo preso quest'altra pistola qua, che tra l'altro è il modello a raffica. Per cui ho il lanciagranate, ho alcune cure. Questa direi per ora di lasciarla. Magari adesso ragazzi ovviamente non ricordo nello specifico cosa ci aspetta. Direi magari comunque di liberargli un paio di slot. Nel dubbio, magari tre. Nel dubbietto, siccome ripeto, non si sa mai. Salvo di nuovo ragazzi. E adesso direi che possiamo anche andare. Buongiorno bella. Ma ciao. Hai salvato la vita. Non sei stato tu? Esatto. Ho fatto tutto calmo. Esatto. Il pazzo figlio di puttana ti ha portata qui e ti ha curata. Specifichiamo. Nei sotterranei. Barda teneva lì il bacino. La città può essere salvata. Crede di farcela da solo. Devo raggiungerlo. Ma non hai sentito l'annuncio? La città sta per essere spazzata via. Sto provando a contattare qualcuno abbastanza in alto per fermare tutto. Lascia fare a lui. È un professionista. Ma... lo sono anch'io. Jill la fregnona, ragazzi. Beh... ora si trova proprio sotto questo ospedale. Ho perso i contatti con Carlos. Preparati al peggio. Andiamo bene, per cui prepariamoci appunto al peggio ragazzi, anche se credo che qua intorno non ci sia niente di utile, perché avevamo credo appunto già svuotato tutto con Carlos. Qua abbiamo questa scatola però. Tra l'altro ragazzi mi sto confondendo di nuovo con i comandi che avevo su Resident Evil 4, il che non è buono. Fatto sta che temo che purtroppo, se non sbaglio, faremo di nuovo qualche pessimo incontro con qualcuna di quelle fantastiche e meravigliose bestioline. Visto che ci siamo, questo direi di combinarlo, ragazzi. Di lasciare questo comunque nella cassa e di nuovo ritornare di là. Credo ragazzi che appunto alla fine del gioco dovrebbe mancare tipo più o meno, per stare un po' larghini credo, un'oretta e mezza. Per cui oddio de Gesù, te che ce fai lì zio, non t'aspettavo. Ma perché non cadono i maledetti? Dico io, muorici no? Cazzo, ti ho sparato in testa tre volte. Vabbè, stavo dicendo Che no, forse mi ricordo, ma non lo so raga, riguardo l'incontro con le bestioline non ne sono sicura. Fatto sta allora che qua è dove dobbiamo proseguire, ma appunto ragazzi con Jill possiamo andare in altre zone qua dell'ospedale, a cui appunto Carlos ragazzi non aveva avuto effettivamente l'accesso. Per cui direi di non perdercele queste altre zone. Io già stavo proseguendo di là, ma poi per fortuna mi è ritornata in mente che invece l'ospedale è comunque esplorabile appunto anche con Jill. Per cui dicevo, ok, proiettili per la Magnum, che adesso però tra l'altro non ci servono una bene amata mazza. Ragazzi, lì c'è appunto una valigetta che è raggiungibile soltanto da Jill. Quindi forse è per questo che mi ricordavo bene ragazzi riguardo gli incontri con le care bestioline purtroppo. Per cui allora qua tra l'altro, no forse era un armadietto qua, però c'è qualcosa che è rimasto qua ragazzi tra l'altro. Non ho capito cosa, perché qui è rosso.
Forse c'era qualcosa che si poteva aprire appunto soltanto con Jill. Sembrerebbe opera di Nicole. Ok, esplosivo B. Ovviamente adesso ci sono elementi, ragazzi, che possono essere raccolti soltanto dalla qui presente Jill. Quello che vi stavo dicendo è che appunto, ragazzi, credo che alla fine del gioco manchi più o meno un'oretta e mezza, credo. Non sono proprio strasicura, per cui credo appunto che dividerò, ragazzi, questo finale in due parti, perché finirlo, ragazzi, tutto insieme sarebbe insomma una bella cosa tosta da fare. Quindi direi che non è il caso di affaticarci così tanto. Smogliamo un po' di roba, ragazzi. Io vi chiedo scusa se sono tornata fino a qua, però come potete vedere non posso tenermi l'inventario troppo intasato, perché comunque stiamo andando a raccogliere appunto varie cose. Quindi Carlos, ragazzi, è intanto andato. Jill, ovviamente, siccome deve fare la dura, la mister, insomma, miss, anzi, Wonder Woman de sta minchia, ovviamente deve far vedere. Io un pessimo. Oh, eccolo là. Ah, oh, porco dinci, e lo sapevo. Merda, no, è pure veloce la merda. È pure veloce. Ok, ok, per fortuna, raga. Con tre, gli ho sparato tre colpi. Mi sembra di sì, di aver usato tre colpi. Con tre colpi è andato giù. Allora, vediamo un attimino. Cioè, sì, qua dentro c'era l'armadietto, è vero. Adesso sto cominciando un attimino a ricollegare le cose che avevo lasciato. Anche se, ovviamente, ragazzi, non è comunque facile. Allora, quanto spazio ho? Ho ancora due slot. Forse posso azzardarmi a venire a controllare qua. Allora, qua non c'è niente. Mi sto proprio a sbagliare. E dovremmo andare appunto, ragazzi, adesso nel cortiletto, per cui dovrei trovare le scale per salire. Eccole qua. Infatti non riuscirò mai più a ritrovare la strada per l'ingresso. No, vabbè, ci riuscirò, però sarà un attimino, ragazzi, un dito al culo comunque tornare fino all'ingresso, ma ce la faremo, ce la faremo. Allora, ci dovrà essere... Esatto, dov'è che non era passato Carlos? Qua ho preso i proiettili. C'è qualcosa nella stanza del personale. Per fortuna, ragazzi, qui abbiamo una safe room, per cui possiamo un attimino magari smollare quello che non ci serve, visto che ci siamo, abbiamo la cassa a disposizione, per cui lasciare un attimo questo, ok... E nel dubbio io un attimo salvo, ragazzi, perché avete potuto ben vedere che purtroppo possiamo ancora fare incontri poco felici. Per cui dobbiamo entrare qua a sinistra, ragazzi, nella stanza del personale. Prepariamoci perché probabilmente qualcosa accadrà, me lo sento proprio. Nelle viscere. Eccoli là. Te pareva? Io lo sapevo io. Che cazzo, quanti se ne devono alzare, ragazzi? State buoni. E stai fermo. Come potete ben vedere, ragazzi, è una bella rottura di maroni. Ok, si sta rialzando. Oh merda, oh merda, oh merda. Ho fatto un grosso, grosso errore. Ok, però forse per mandarli giù, per fortuna, mi è bastato un colpo. Spero che questa volta stiano giù, anche se... No, che cosa ho preso? Ok, come mi ricordavo, ragazzi, tutti questi adesso probabilmente romperanno il ca. Allora, qua c'è l'armadietto che ci serve, che stavamo cercando perlomeno. Ok, cosa abbiamo al suo interno? Eccolo là, lo sapevo io. Raga, vabbè, era prevedibile. Per cui io direi di non sbatterci troppo con lui. Lasciamolo qua a morire, a marcire. Che mangi il cervello dei suoi amici. Ok, c'è qualcos'altro nell'infermeria. Insomma, ci stanno ancora, raga, varie porte. Che purtroppo... varie stanze, anzi, altro che porte. Eccolo qua. Pensavo di aver visto un'ombra, ragazzi. Mamma mia. Il panico te fa pure immaginare le cose, anche se temo che presto non rimarrà solo immaginazione. Ok, infatti qui con Carlos, ragazzi, vi ricordate...
non ne eravamo potuti passare, per cui allora, a parte il primo piano meraviglioso sulle chiappe sode di Jill, qua si può scendere, però adesso ci stavano un attimino, raga, così vi faccio vedere due volte le chiappe di Jill, che meraviglia. C'erano altre due stanze a cui accedere, per cui allora dritto di qua. Mamma mia, che ce fa il cadavere di sto Hunter qua. C'è il deposito biancheria. Infatti qua c'era un armadietto. Mamma mia, che brutta sta stanza, ragazzi. Che brutto ricordo ho avuto. Infatti, eccolo qua. Sblocchiamo pure questo. Ok, altri proiettili magnum. E qua dobbiamo rientrare un attimino nell'ambulatorio. Non so quanto questo sia una cosa buona. Ok, sembrerebbe essere perlomeno tutto sotto controllo. Ma cosa c'era qua? Cosa c'è qua che non va? Cosa ho dimenticato? Ok, questo. Cioè, sono venuta qua per un esplosivo di merda. Va bene, ok. Ok, ragazzi, allora ritorniamo in corridoio. Dobbiamo arrivare all'infermeria. E lo faremo passando da qua, quindi dalla postazione infermiere. Ok. Ok. Un pessimo presentimento anche per qua. Polvere da sparo qualità alta. Ok, abbiamo preso tutto, ragazzi, qua. Per cui allora usciamo. Io lo so, ragazzi, mi rendo conto che questa sessione di gioco può risultare un pochettino noiosetta forse, però è una cosa che magari uno può pure evitare di fare, ma comunque è bene, ragazzi, ripulire tutto l'ospedale, comunque appunto buttare un occhio alle cose che soltanto Jill comunque poteva ovviamente aprire. Per cui ritorniamo fuori, riattraversiamo, ragazzi, il passaggio stretto che soltanto Jill con le sue meravigliose chiappozze può attraversare, così da poter andare nel cortiletto e poter aprire quella valigetta. Perfetto, ok. Ci siamo. Scendiamo. Opla. Ecco fatto, ammazza che volo. Jill, quasi ti rompi le rotule, Dio santo. Ecco fatto. Oh, guardate, ragazzi, la meraviglia che se beccamo. Questa farà dei bei buchi. Abbiamo appresa, appena preso, ragazzi, appresa. Geniale, giocherina, vai avanti così. Abbiamo appena preso, ragazzi, la Lightning Hawk. Sarebbe a dire una bella magnum, ragazzi. E questa sì che fa dei bei buchi. A sto punto il grimaldello, tra l'altro, ragazzi, lo possiamo scartare. Io lo lascerò nella cassa, però so che non serve più a nulla, però. Dopodiché non so, ragazzi, se sostituire direttamente la magnum alla pistoletta. Probabilmente sarà una cosa da fare. Per cui io credo proprio, ragazzi, sì, che abbiamo ripulito tutto. Per cui penso proprio che possiamo direttamente andare via. Allora, l'ingresso è proprio questo. È di qua l'ingresso. Esatto, di qua. Oddio, ragazzi, mamma mia. Cazzo di disastro. Ho paura. Ho un brutto ricordo. Non so perché. Ho una pessima. Davvero pessima sensazione, ragazzi. Non so perché, ma è così. Perché ho questa pessima sensazione, cazzo? Non lo so. I miei sensi mi stanno dicendo di restare allerta, tra l'altro. Allora, dobbiamo tornare, ragazzi, appunto all'atrio. Certamente, per cui passiamo di qua. Non so perché, ma quel posto mi diceva male. Mi diceva proprio male, male, male. Ecco perché. Aia, li mortacci tuoi di tua sorella. E quella zoccola. Ecco, scusa, zio, però, ma ogni volta possibile che mi devi graffiare con le tue unghie orride. Maledizione a te. Ok, ecco perché avevo una pessima sensazione. Solo che mi ricordavo male il posto. Perché mi ricordavo dell'ultimo pessimo incontro, ma non bene del posto. Allora, ragazzi, adesso c'è da fare una scelta. Questo lo lascio dentro.
La pistoletta in ogni caso può essere utile, però restare soltanto con due slot liberi, ragazzi, non lo so. A meno che non faccio così, non faccio colà e me ne lascio tre. Non so che fare, ragazzi, non so se lasciare le cose così. Tra l'altro sto notando adesso che comunque c'avevo tre cure. Potrei lasciare le cose così e anche se non lo so. Mi puzza un po' tanto, raga, sta situazione. Non so dirvi perché. Tra l'altro posso crearmi munizioni per il fucile, ragazzi. Direi di farlo. Combiniamo. Oh, cazzo, me ne avanza uno. Vabbè, adesso lo svuoto. Non lo so, ragazzi. Lasciamo le cose così. Spero di stare facendo bene, ovviamente. Per cui salviamo la partita. Tra l'altro la mia salute non è messa manco benissimo. Quasi quasi questo nel dubbio, ragazzi, me lo porto. Andiamo. Andiamo, incrociamo le dita, ragazzi. E niente, procediamo. Da qui ovviamente, ragazzi, si va avanti, ok? Carlos, cazzo, sei lì? Ok, pure qua ho un pessimo presentimento. Qualcosa mi dice di dover avere un pessimo presentimento. Non mi ricordo bene perché, ma è così. Ok, proiettili per pistola, minchia, che adesso non mi servono. Anzi, no, sì, mi servono, me la sto portando comunque appresso. Vabbè, ragazzi. Allora, la mag, insomma, i proiettili magnum direi di tenerceli. Ok, anche questo posto, ragazzi, non è un posto amichevole, già ve lo dico. Ecco, già cominciamo ad occupare slot per cagate, diciamo così. Ok, qua non c'è più niente. Andiamo. Anche se a breve avremo comunque una safe room, quindi è positivo ovviamente come cosa, ma... Ok, sta funzionando semplicemente l'ascensore. Subito mi faccio prendere dal panico, come al solito. Non mi stupisce la cosa. Ok. Neanche sì, questo posto. Se ne sia mai accorto. Con chi parli, Jill? Scusa? Cioè, ti devi ricordare che tu effettivamente lì sei da sola comunque, figlia mia, eh? Ok, piantina verde. Ma come vi dicevo, ragazzi, presto manco questo posto ci piacerà. E vedrete presto perché, purtroppo. Ok, andiamo. Papara papara. Jill, c'è di nuovo mal di fegato, mal di stomaco, che c'hai oggi? Diarrea, stitichezza? Meteorismo? Aria nella pancia? Non lo so. Ah, eccola qua, infatti. L'ho appena chiamata. Per cui smogliamo questo, questo, la 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 la. Non so se usare uno spray, raga, già, sinceramente, se sprecarlo. Ecco, già questa è una cosa che mi fa molto comoda. Allora, ragazzi, qua dice, riguardo la piattaforma, è stato riscontrato un problema all'impianto elettrico che provoca il sovraccarico dell'interno apparato in caso di utilizzo di più macchinari pesanti allo stesso momento, con la conseguente esplosione dei fusibili. Nel caso in cui questo problema dovesse verificarsi operando con la piattaforma, si prega di utilizzare i fusibili delle centraline secondarie presenti nelle strutture. Per cui teniamo a mente questa cosa, ragazzi, perché purtroppo, ripeto purtroppo, ce lo dovremo ricordare. Ok. Oh, questa porta vedremo purtroppo che è chiusa. Esattamente. Ok, da qua non si può scendere, ragazzi, per cui guardate un po' chi c'è lì. Il nostro carissimo, carissimo Nicolai. Nicolai, vabbè, adesso c'è più spazio, quindi mi dà fastidio portarmi cose che per ora non mi servono. Per cui, visto che ero appena qua fuori, ecco. Nicolai, amico mio, perché mi hai tradito, Nicolai? Buttiamoci. Tac. Nicolai, tu sia maledetto. Ok. Adesso, purtroppo, ragazzi, vedremo. Ecco. Che l'ascensore, quello che è, non funziona. Ma temo che i nostri giochi finiscano qui. Credi che sia finita? Oddio, ragazzi, avete visto cos'è appena accaduto? E non è una cosa buona, perché questi affari
orrendi, schifosi, sono estremamente resistenti, ragazzi. Quindi conviene più stargli alla larga che magari sprecarci sprecarci colpi. Chiaro? Ok. Non mi ricordo manco com'è che sono chiamati. Allora, qua ragazzi c'è il fusibile che ci serve. Perfetto. Uno perlomeno. Ne dobbiamo trovare purtroppo la bellezza di tre. Allora, proiettili. Continuano a darmi proiettili per del cazzo, per la pistoletta del cazzo. Allora, di qua possiamo scendere. Per cui direi di scendere infatti di qua, perché probabilmente gli altri fusibili che ci serviranno saranno di qua. Allora, qua adesso pure faremo incontri poco felici, se non mi ricordo male. Mi ricordo benissimo. Esatto, mi ricordavo benissimo, ragazzi. Guardate chi arriva, eh. Arrivano o non arrivano? Dai che me lo ricordo. Per una volta Gesù, Giuseppe e pure Maria. Esatto. Loro. I nostri cari amici a quattro zampe, purtroppo. Per fortuna che ho memoria di questa cosa. Allora, intanto che... perché sennò, regà, mi hanno fatto già prendere un colpo così e sapevo che sarebbero arrivati. Figuratevi, figuratevi. Vabbè però, oh, ma che state a combinare? Oh, ma che... oh. Figuratevi, ecco, a latte pareva. E va giù, merda. Io intanto continuo a colpire così, come se non ci fosse un domani. Allora, di qua appunto si può passare. Si può passare, non so se andare prima di qua. Io proverei a sto punto ad andare prima di qua, visto che ci siamo. Ma non posso salire. Ah, non posso salire qua, allora niente da fare. Col cazzo che salgo prima di qua, niente. Dobbiamo prima, ragazzi, passare, purtroppo. Qua in mezzo, questa zona strettissima, fantastica, comodissima, incredibile. Bello, che meraviglia, non vedevo l'ora di passarci in mezzo. Ok ragazzi, niente sorpresine da merda, perché io, allora, alcuni dettagli me li ricordo, ma tanti altri no. Per cui abbassiamo questa piattaforma. Grazie, venga giù, grazie, gentilissimo, grazie. Allora, qua possiamo tirarla su e ok, ma perché allora prima posso andare sulle scale? Oddio, re Gesù. Ah sì, qua sblocco, ragazzi, praticamente una scorciatoia, diciamo così, verso ovviamente la safe room, perché quella, ragazzi, è una porta, che la porta della safe room che era bloccata dall'altro lato, ok? Quindi allora, fatemi un attimo magari andare prima di qua, a sto punto. Calma, Jill, calma, sembra che stai avendo le convulsioni, un attimino di pace interiore, no? Mi sta facendo venire l'ansia pure a me, che fino ad ora ero così tranquilla, eh? Tranquilla, e dai, e continuano a darmi sti proiettili per pistoletta del cazzo. Utilissimo, davvero utilissimo. Allora, andiamo di qua, ragazzi. Questa appunto la posso abbassare. Ok, che era qui. Ah, la posso alzare, anzi. Pensavo fosse quella che ci bloccava, insomma, il passaggio dall'altra parte. Polvere da sparo. Madonna santa, regà. Cioè, vi rendete conto che già c'ho praticamente tutto l'inventario pieno? Cioè, ma regà, no, dai. Questi, scusatemi, ma li scarto, ragazzi, ma non è proprio il caso di avere l'inventario pieno così, cazzo. Ok, adesso ci sarà qualcos'altro di un po' meno piacevole. Cerchiamo di stare pronti, avete di sicuro sentito quel rantolo. Ecco qua. Siamo pronti, facciamo attenzione, ragazzi. Ecco, perché si apre ovviamente anche questo di qua sotto. Adesso potete benissimo vedere. Oddio, che faccio? Pure io, che sparo prima che apra la sua boccuccia meravigliosa. Oddio, intanto ci stanno gli zombie dietro. Oh cazzo, muori però, perché stanno arrivando gli amici di dietro, ragazzi. Ecco, che è un attimo, fra un attimo ci faranno compagnia. Ecco, infatti. Quanti cazzo siete? Madò, 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 regà. Sono nella merda. No, Jill, con calma. Con calma. Non ti fa problema. Quanti cazzo sono? Non mi ricordavo fossero così tanti, cazzo. Dio. Regà, è un guaio.
E muori. Non è morto. Oddio, adesso mi morde pure sta merda. Sta giù, Dio santissimo. Eppure te sta giù, cazzo. Fateci un favore, ragazzi. Ok, io spero siano morti, anche se ho un pessimo presentimento. Prendiamo questa. Sento qualcosa muoversi. Forse sento male io, non lo so. Fatto sta, allora, che controlliamo qua dentro. Se avessi avuto una granata sarebbe stato meglio. Ecco, adesso, regà, non c'ho più spazio per fare un bene amato cazzo, va bene? Ok, intanto se qua combiniamo però... Oh, ho fatto proiettili... Ah, ho fatto due grandi. Quanto sono stupida. Vabbè, niente, tanto comunque la magnum penso che ci servirà. Prima o poi, regà, questi altri li scarto, scusatemi, ma tanto c'è la pistoletta, manco tanto la uso. Ok, sono nei casi di emergenza. Per cui prendiamo questo che ci serve. Ecco qua. Abbiamo pure il secondo fusibile. E il terzo. E il terzo. Io sinceramente non tanto mi ricordo, ragazzi. Non so, io comunque la strada qua, raga, me la devo un attimo aprire, eh. Vedete? Vedete, raga, che non va giù la merda, ok. Cos'è? Notate un impiegato. Bla 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 bla. Notate i trasferimenti notturni. Vabbè, sti cazzi, ragazzi. Allora, spero che voi abbiate letto, se era di vostro interesse. Perfetto, rientriamo qua nella safe room. Allora, mettiamoci un attimino questo. Non so ancora se curarmi. Intanto però, visto che ci siamo, salviamo. Allora, qua però, ragazzi, a destra c'è una porta, per cui direi di entrarci. Ed è forse, sì, esattamente qua, ragazzi, il terzo fusibile che ci serve. Senza starci troppo a scervellare, ma voi direte, sarebbe fin troppo semplice, no? Infatti. Ammazza com'è andato giù. Ammazza che botta. Scusa, zio. Ma quanto cazzo muori? Minchia, raga, quanti ne ho usati? Sei. Dio santo. Oh sì che sto un po' nella cacca pupù, perché prima ho usato due grandi per fare proiettili magnum. Okay, chi è? Chi è che si lamenta come una merda? Che cosa volete da me? Mi lasciate in pace, cazzo. Non ho tempo per stare appresso a voi, per la miseria. Ok, io direi di correre. Oddio, dentro la safe room, perché a me, raga, quei cosi bianchi mi fanno una paura che manco ve potete immaginare. Allora, polvere da sparo normale, infatti grandi non ne ho più. Sono stata una polla, ragazzi, ma proprio una polla, perché ho usato due grandi per fare proiettili magnum, che comunque userò poco, quando avevo un sacco di polvere da sparo normale per poter fare proiettili per il fucile. Raga, questi sono gli errori e gli errori si pagano. Io spero di non doverli pagare troppo a caro prezzo. Il problema è che adesso là sotto non solo c'è quella merda, ma si risveglieranno pure i nostri cari amici, che saranno tra l'altro di quelli, ragazzi, super cacacazzi, ok? Quelli che gli diventa la testa come un granchio, insomma. Non so se ci siamo capiti. Ok, Jill, ti consiglierei di correre, cazzo, perché sta già arrivando con una cattiveria. E la madonna, e la madonna. Oh! Ma porco... No, vabbè, raga. Ecco, mo arriva pure l'altro. Sì, tanto, guarda, tanto per cambiare. Sto morendo, chi se ne, no? Ecco qua. Via, 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 via. Su, su, su. Sto morendo, tra l'altro. Mi conviene curarmi, assolutamente. Ecco fatto. Ciao, ragazzi, è stato un piacere. Mi dispiace non aver partecipato alla vostra festa, ma... altri cazzi. Ecco. Cosa faceva qui? Di cui occuparmi. Che ne so, se gratta per pistolino. Che ne so, Jill... cosa faceva qui? Con chi parli poi, tra l'altro? Ah, ce li ho le granate. Ma io sono una merda, allora. Ce le avevo le granate, ma non mi vergogno manco un po'. Allora, aspettate, ragazzi. Due esplosivi A per le esplosive. Uno A e uno B per incendiarie. E due B per acide. Direi di portarci così, che non si sa mai. Non mi ricordo, adesso so. Adesso mi ricordo più o meno, sarà un ditar culo pure sta zona, regà, però. Allora... qua possiamo entrare? No. Ah, dobbiamo andare... dove dobbiamo andare?
Devo attivare qualcosa. Ah, rapporto incompleto. Testo università. Effettueremo una prima prova all'alba. Gruppo alla postazione di comando. 7 sopravvissuti. È entrato in contatto con 2 stars. No, infatti è una donna. Anche usare armi convenzionali. Uno scontro, è rimasta infetta. Ok, praticamente il rapporto, ragazzi, di quello che è successo, no? Fra Jill, Giacomino e tutto il resto appresso. Ah, Tyrell. Beh, ce l'ho fatta. Vogliono negoziare. Annulleranno l'attacco se... E questo non ti piacerà. Se gli consegneremo il vaccino prima del lancio. Quanto tempo abbiamo? Qualche ora, forse. Allora vediamo di darci un pulso. Di qua. Cioè, Tyrell è arrivato adesso, ragazzi. Dopo che io mi sono, come al solito, grattata da sola la rogna, lui arriva adesso. Il vaccino è più avanti. Come se non fossero cazzi suoi, praticamente. Grazie, Tyrell. Sei un grande amico, un ottimo collega. È tutto assolutamente meraviglioso. Siete pronti? Perché io no. Hai bisogno di fermarti? Fermarmi? Perché? Vai, ti copro. Sì. Molto bene, chiudiamo la questione. Tyrell! È utilissimo su Giacomino 2.0. È utilissima la pistoletta. Coraggio! Dai, ti manca poco. Amico, è sempre bello rivederti. Porco tutto. Incazzato nero. Ciao Giacomino. Tirato una testata. E niente ragazzi, il nostro prode compagno di sventura è già bello che morto. Quindi a noi praticamente non è servita una beneamata mazza. Allora, lei ha intenzione di risvegliarsi? Io sinceramente non mi ricordo, sembrerebbe di no. A causa dell'emergenza è stato... Ok, qua ragazzi serve ovviamente un badge specifico. Per cui, allora qua ragazzi abbiamo la safe room, leggiamo questo documento. Avviso a tutti i dipendenti del NEST, gli obiettivi di questo centro di ricerca sul virus... Ti riferiscono da quelli del NEST, il centro di ricerca principale. La nostra missione è combattere le armi biologiche di nuova generazione attraverso lo sviluppo di un vaccino per il virus T e di armamenti in grado di eliminare tali minacce. Questo lavoro può essere estremamente pericoloso, pertanto è categorico che tutti i dipendenti osservino scrupolosamente le regole di sicurezza. Si ricorda inoltre che l'ingresso al personale non autorizzato e la diffusione di informazioni al di fuori della struttura verranno puniti severamente. Ricordate sempre che far parte della più grande azienda di ricerca del mondo è un privilegio. Rispettate le regole e insieme potremo creare nuove rivoluzionarie tecnologie. Per cui abbiamo preso la mappa del NEST. Qui abbiamo una piantella. Qua abbiamo altro che ci può essere utile. Polvere sporo qualità alta. Buono, buono, buono. Almeno posso crearmi, ragazzi, qualche altro. Non ho più polvere da sparo normale. Ah beh, mi sembrava strano. Cioè era praticamente tipo impossibile che non ce l'avessi, no? Ok ragazzi, allora, qua come avete capito è insomma, siamo giunti in una struttura dove appunto si erano prefissati, ragazzi, l'obiettivo di sintetizzare il vaccino per il virus T. Per cui è qua che dovremo recuperare il vaccino per il virus. Se lo faremo in tempo, Raccoon City non verrà bombardata. Il fatto che neanche qua ci piacerà stare. Per cui riprenderemo da qui la prossima volta, ragazzi, per il gran finale, appunto, su Resident Evil 3 Remake. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Budosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!